Amiche e amici del gusto delle stelle, benvenuti all'appuntamento con la nostra trasmissione. Beh, dalle prime immagini avete già capito che siamo in un posto affascinante, innanzitutto in provincia di Verona, il lago di Garda alla nostra destra e la città di Malcesine a sinistra. E accanto a me c'è il presidente della provincia di Verona, Giovanni Miozzi. Ben ritrovato, presidente. Ben ritrovato con voi. Siamo all'inizio della stagione turistica, quindi quale momento migliore se non iniziare proprio da qui la nostra puntata? Beh sì, lo dobbiamo iniziare qui, da questo magnifico lago di Garda, e sono sicuro che sarà una magnifica estate 2012. Meglio di lei però, so che la segue particolarmente, con tanto entusiasmo, con enfasi e con passione, l'assessore al turismo della provincia di Verona, Ruggero Bozzani. Benvenuto alla nostra trasmissione, assessore. Grazie, buongiorno a tutti. Il presidente diceva giustamente, si prevede, ci si augura, lo speriamo, lo vogliamo fortemente, una bella stagione che ci aspetti qui sul lago di Garda. Sì, le premesse per ora sono delle migliori. Abbiamo un flusso di prenotazione che si attesta sulle quantità dell'anno scorso. Il lago di Garda, come giustamente è stato detto, è la locomotrice del turismo della provincia di Verona, che su 14 milioni di presenze catalizza da solo 11 milioni di presenze, quindi veramente un valore aggiunto per tutto il nostro territorio e anche per le province vicine. Presidente Miozzi, noi ci siamo lasciati l'ultima volta, stavamo degustando, stavamo mangiando, però io non perdo occasione, lo sapete, buona parte della nostra trasmissione è dedicata naturalmente al cibo e al vino, e qui aggiungerei al buon cibo e al buon vino, perché devo parlare anche di un evento importante che si terrà tra non molto. Sono molti gli incontri, ma quest'oggi ci teniamo particolarmente. Sì, c'è Fish and Chef, un grande evento organizzato dal Comune di Malcesine. E a proposito di questo evento ne parleremo in maniera diffusa quest'oggi con Leandro Luppi, che è sì chef stellato, infatti tra non molto ci sposteremo nel suo ristorante La Vecchia Malcesine per parlare in maniera diffusa, sempre con l'assessore al turismo della provincia di Verona e del suo presidente Giovanni Miozzi. Tutto questo subito dopo la nostra sigla di testa, Il Gusto delle Stelle. Eccoci qui allora, pronti a partire con Il Gusto delle Stelle dalla provincia di Verona. Accanto a me li abbiamo già salutati, il presidente della provincia di Verona, Giovanni Miozzi. Accanto a lui c'è l'assessore al turismo, Ruggero Bozzani. Ma sicuramente avrete già riconosciuto Leandro Luppi. Lui ha già preso parte a una delle tante trasmissioni del Gusto delle Stelle. Ciao Leandro, ben ritrovato. Ciao Claudio, ben ritrovato anche te. Hai visto che finalmente siamo riusciti a venirti a trovare a casa? L'altra volta mi hai fatto fare tanti chilometri per venire a trovare te. Abbiamo fatto pari. Allora, il presidente ha già fatto un lancio per quanto riguarda questa manifestazione, ma tu vuoi partire dai piatti o vuoi partire dall'evento? Ma direi di partire dall'evento, anche perché poi i piatti seguono quelli che sono i quattro temi principali dell'evento. Fish and Chef. Esatto. Il titolo dice già tutto, ma noi vogliamo sapere di più. Fish and Chef è un'idea di coinvolgere, in questo caso colleghi, amici, ristoranti nominati, importanti d'Italia, a venire sul lago di Garda e nella fattispecie a Malcesine, visto che noi siamo qui, a interpretare i nostri prodotti del territorio. Quindi noi li invitiamo con l'unica costrizione che devono utilizzare l'olio DOP del Garda, il pesce di lago, chiaramente, la carne garronese del Monte Baldo e i formaggi del Monte Baldo, quindi tutto quello che è la versione monte veronese nelle varie stagionature. Vedo che hai già portato un collaboratore, perché a Leandro abbiamo chiesto di preparare quattro piatti che poi in qualche modo hanno a che fare allora con questo evento, se non ho capito male. Esatto, abbiamo usato in maniera un pochino diversa i temi dell'evento, quindi partiamo con questo primo piatto che è un antipasto, possiamo definirlo così, dove la concentrazione è l'olio e il formaggio. Quindi abbiamo creato una zuppa di pane e olio, dove andremo a inserire del formaggio soffiato, in questo caso è il Monte Veronese, siccome ormai siamo in un periodo in cui non si butta più via niente. Questo è il formaggio? Questo è il formaggio, esatto. Bello.
Praticamente queste sono le croste, no? Uh-huh. Quando una volta si faceva con il parmigiano, noi abbiamo il Monte Veronese nella versione stravecchia, che è un formaggio appunto molto quasi da grattugia. Quindi le croste del formaggio vengono dapprima scottate in acqua per ammorbidirle un attimo e poi soffiate friggendole in olio, quindi si gonfiano. E quindi abbiamo recuperato anche, vedi che insomma bisogna anche, in tempi di crisi bisogna anche riprendersi un po' tutto quello. Poi non, niente di nuovo, perché appunto le croste di formaggio si mettevano sulla base della stufa a casa, nelle zuppe, queste cose qua. Adesso vedo che sta completando. Esatto, con... poi abbiamo delle ciliegie della Valpolicella che abbiamo candito noi, mettiamo dei piccoli germogli e dei piccoli fiori per dare un po' di colore e anche proprio per un fattore di gusto. E chiudiamo con una riga di olio a crudo. A me viene già la qualifica in bocca. E a lei, Presidente? Assolutamente sì, ce la guarda proprio qua, pronta. Allora, non abbiamo detto una cosa importante all'inizio di questa trasmissione, ma rimediamo immediatamente. Questo progetto televisivo... è sostenuto da UPI Veneto, naturalmente. Noi tutti, Presidente delle Province Venete, assieme vogliamo valorizzare i prodotti del nostro territorio. E credo che da qui siamo partiti veramente con il piede giusto. Senti, mi pare che è già pronto per la degustazione, che non faremo, ahimè, quest'oggi. Ci limitiamo a guardare solo con gli occhi. Esatto. Oggi guardiamo con gli occhi, però invitiamo chiaramente tutti poi a venire a degustare i piatti che faranno i nostri colleghi il 29 e 30 aprile, 2 e 3 maggio nelle 4 serate primarie e poi il 1 maggio aperto a tutto il pubblico nel centro di Malcesine con tutti i prodotti da degustare. L'avete segnato sulla vostra agenda? Se non l'avete ancora fatto, ve lo ricordo il nostro assessore al turismo. Senta, assessore, invece con lei poi parleremo anche di strutture ricettive, naturalmente, del Lago di Garda e non solo. Però adesso io volevo chiederle, solo cibo, solo vino, solo olio, solo carne, solo formaggi al Lago di Garda? No, tanto sport anche. Tanto sport. Tanto sport, tantissime attività sportive, da Malcesine a Verona, ovviamente con le varie diversificazioni, ovviamente essendo sul lago le attività nautiche la fanno da padrone e andremo magari dopo a scoprire il centro nautico del Bardolino. Allora guardi, noi mandiamo questo contributo che abbiamo realizzato, io lo vedo sempre con un po' di ansia perché già in una puntata che ho registrato qui al Lago di Garda mi sono cimentato in acqua e non le dico com'è andata, speriamo vada meglio in questo filmato, vediamolo assieme. Beh, assessore, lei decisamente mi fa vivere una bella emozione quest'oggi, eh? Sì, vi ho portato a Bardolino, al nostro centro nautico di Bardolino, per scoprire le attività che abbiamo sul Lago di Garda, in particolare ovviamente la nautica. Non so se avete notato, siamo proprio sul Lago di Garda. Siamo proprio sul Lago di Garda. E noi, come sempre, eroici, con le nostre telecamere andiamo a scoprire tutto quello che c'è di bello. Accanto a noi però abbiamo un comandante, un fior di comandante. Un comandante d'eccezione, Mario Richelli, che è il presidente dell'Associazione Centro Nautico di Bardolino. Presidente, piacere, molto benvenuto bello. Al Gusto piacere. Delle Stelle. Grazie intanto per questa bella esperienza che viviamo quest'oggi qui al Lago di Garda, dicevo. È un piacere per noi. L'importanza del turismo, ne abbiamo parlato nel corso di questa puntata con l'assessore, ma cosa importante mi viene da dire, l'importanza del vostro club decisamente. Beh, noi operiamo qui a Bardolino da ormai più di 40 anni. Il Centro Nautico Bardolino è nato nel 1979 dalla fusione della vecchia Fraglia Vela Bardolino e del Circolo Nautico Bardolino. La Fraglia Vela operava già dai primi anni 60. È stata una fusione dettata da opportunità nostre, perché era assurdo che in una comunità così piccola esistessero due circoli nautici, per cui abbiamo ritenuto opportuno creare questo unico grande centro nautico che effettivamente nel corso degli anni ha dato grandi risultati. Grande passione per l'acqua, grande passione per la barca, però io ne vedo veramente tante, Presidente. Beh, non solo barche a vela, il Centro Nautico Bardolino agisce nell'ambito del canottaggio, della canoa, anche della bissa, che è la bissa è la voga alla veneta tipica del Lago di Garda, cioè si voga in piedi remando in avanti su barche caratteristiche del Lago di Garda a fondo piatto, molto sottili e molto lunghe, con quattro vogatori in piedi appunto. Anche lei? Sì, io ho remato, ho fatto sette campionati da 2000 al 2007. E come se la cava il nostro assessore? Era bravo. Poi i suoi impegni gli hanno impedito di continuare. Era anche un bravo canottiere. Prima di andare... Questo è il bello della diretta, direbbe qualcuno. Prima di andare a fare le bisse era anche un bravo canottiere. Bene, Presidente, io la ringrazio. Adesso come finiamo il nostro giro?
Adesso lo finiamo girando nel nostro parco barche dei nostri soci, soci che sono sia di Bardolino che delle paesi e delle province limitrofe, in quanto purtroppo per chi risiede nell'entroterra ed è appassionato di nautica deve rivolgersi a quelle strutture presenti sul lago, ovviamente non solo Bardolino ma anche altre località, per poter praticare lo sport preferito. Presidente, io la ringrazio. Assessore, noi torniamo al ristorante adesso. Torniamo a Malcesine al ristorante. Benissimo. Prima però finiamo il nostro giro sul lago. Presidente, lei come se la cava con le barche? Me la cavo un po' meglio a tennis. Facciamo una sfida, meglio, sì. Ma tennis sì, sulla terraferma. Affare fatto, sfida con il presidente. Presidente, che vi ricordo, l'altra volta abbiamo trattenuto a stento per una lunga degustazione di vino, devo dire la verità. Vino buonissimo. Ne è uscito bene però, decisamente. Adesso la trattengo qui con noi, mentre le immagini vanno a Cavaillon Veronese, dove c'è un'azienda prestigiosa che noi siamo andati a trovare, perché ha dei vini straordinari e l'accoglienza è, che dir poco, stupenda. Vediamo questo contributo. Eccomi accanto adesso alla signora Deborah Cesari dell'omonima azienda. Siamo sempre in provincia di Verona, esattamente siamo a Cavaillon Veronese. Esatto. Benvenuta al Gusto delle Stelle, signora Deborah. Benvenuti a casa nostra, benvenuti alla casa del Microcenato Cesari e siamo molto felici di ospitarvi e che abbiate scelto noi. E noi siamo particolarmente felici quest'oggi anche perché parleremo con lei di quattro vini. Sì. Con che cosa partiamo quest'oggi? Partiamo con un Lugana che è un vino, diciamo, autoctono proprio del territorio. Ed è un vino molto piacevole, un vino molto conosciuto e molto considerato all'estero, anche se la quantità è molto limitata perché nella nostra proprietà sono solo 11 ettari, ma comunque anche per altri produttori non si tratta mai di grandi quantità. È un vino, diciamo, una chicca, un vino da bomboniera, un vino particolare, un vino molto apprezzato, soprattutto devo dire dalle donne. A proposito di donne, non dovrei chiederlo, ma perché siamo a casa sua, possiamo anche assaggiarlo? Certamente, allora. Perché è un vino intorno ai 13 gradi, pur essendo un vino bianco, è un vino di ottima struttura. Ci tenevo a dire che è un vitigno particolare perché è una turbiana, 90% e un 10% di Chardonnay. La turbiana è un vitigno che si trova solo nella zona appunto dell'est del Garda ed è per questo, ripeto, che è un vino che ha avuto successo anche all'estero perché non c'è nulla di comparabile, di simile. Come troveremo nel mondo Chardonnay e tanti Pinot Grigio, in realtà il Lugano è soltanto nostro di questa zona e ne siamo molto felici. Questo è un vino che va abbinato particolarmente a pesce. Devo dire pesce di lago, pesce di mare, ad antipasti oppure anche a dei risotti non molto strutturati, quindi dei risotti con frutti di mare, anche a dei formaggi leggeri di capra, delle cose. Quindi mi pare di aver capito che è un vino a 360 direi gradi, o quasi. Sì. Benissimo, sono felice perché abbiamo già degustato il primo vino, ma so che ce ne aspettano altri tre, per cui la linea ritorna al ristorante mentre noi sorseggiamo. Il nostro Lugano a 100 filari. Proposto dall'azienda Cesari. Cinque. Ringraziamo allora la signora Deborah Cesari, la ritroveremo per parlare di altri tre vini nel corso di questa nostra puntata. Siamo quasi in procinto della prima pausa pubblicitaria, però io ho visto che il nostro Leandro stava armeggiando in cucina con qualcosa che non c'entra nulla con i quattro piatti che ci stai facendo quest'oggi. No, in effetti no. È una piccola chicca, tra virgolette. E siccome quest'anno abbiamo creato quelli che abbiamo chiamato i salumi di lago, questa è la mortadella, che è fatta esclusivamente con trota. Fammi capire, mortadella di lago? Sì, è fatta esclusivamente, cioè maiale qui non ce n'è, è fatto esclusivamente con la trota e la parte bianca, che sarebbe la parte del lardo, del grasso, è stato fatto con il luccio. Quindi abbiamo giocato un pochino con questo. Ma quando piccolo le pensi, quando le pensi? È meglio che non te lo dico. Questa è un po' la tua filosofia, no? Sì, indubbiamente. È un po' l'idea di prendere questi prodotti del territorio, che più delle volte sono prodotti anche abbastanza poveri, cercare di trasformarli e enfatizzarli al massimo e cercare di portarli nel terzo millennio, usiamo questo termine. Questo ed altro ancora realizza il nostro Leandro per noi e per il pubblico del Gusto delle Stelle, quindi non andate via perché siamo solo all'inizio di questa puntata dal Lago di Garda. Dietro a noi c'è un'immagine bellissima, accanto a noi c'è uno chef straordinario. Che volete di più? Pochi secondi e sarà di nuovo il Gusto delle Stelle.
Eccoci di nuovo assieme, dopo la pausa pubblicitaria riprende il gusto delle stelle dalla provincia di Verona. Siamo sul Lago di Garda quest'oggi in compagnia del presidente della provincia di Verona Giovanni Miozzi, dell'assessore al turismo Ruggero Pozzani, ma soprattutto siamo a casa di Leandro Luppi, chef stellato, vi ricordo, che per il nostro pubblico quest'oggi sta in un certo senso ad anticipare i contenuti di Fish and Chef, manifestazione che si svolgerà qui sul Lago di Garda, appunto a Malcesine per l'esattezza. Tra non molto arrivo anche da te, però ho una domanda da fare al presidente della provincia. Guardi, è un classico mio, tutti i presidenti che incontro chiedo loro: in cucina come se la cava? Io molto bene, è una delle mie grandi passioni. Questo mi ha un po' spiazzato. Adesso dovessi chiederle qual è il suo piatto preferito, quello che le viene proprio bene. Guardi, il risotto con la zucca a me viene veramente in modo divino. Allora io devo chiedere a Leandro, lo dobbiamo testare, presidente, che dici? Sì, indubbiamente. Lo invitiamo, facciamo l'inverso. Stavolta ci sediamo noi a tavola e lui lo mettiamo in cucina. Accetta la sfida, presidente? Assolutamente sì, perché è una mia grande passione. E noi la faremo. Leandro, tra l'altro vorrei salutare anche il tuo collaboratore. Michele Cella, il mio secondo da un po' di anni, più che un secondo è un secondo, terzo, quarto, è veramente la mia grande spalla. E la spalla assieme allo chef che fa quest'oggi? Allora, qui, tornando sempre sul territorio, abbiamo ideato un po' di tempo fa, un'idea è stata quella di fare gli spaghetti alla carbonara di lago. Quindi il concetto è stato di sostituire la parte del maiale con, in questo caso, una tinca che affumichiamo noi in casa, e abbiamo fatto questa crema d'uovo al posto della classica uovo sbattuto con la panna. Quindi è una crema d'uovo cotta, perché abbiamo pensato anche per chi ha le allergie al crudo, queste cose qua. Quindi però abbiamo... perdonami, io sono attratto, tu mi hai parlato di spaghetti ma io non li vedo. Questo è un piatto dedicato a uno degli chef che sarà presente a Fish and Chef, Davide Scabin, che per primo ha ideato la cottura dritta degli spaghetti. Quindi questi spaghetti vengono cotti in sottovuoto, parità di peso di spaghetti, parità di peso d'acqua salata, e poi si cuociono. Quindi gli spaghetti, è stato fatto ordine negli spaghetti. Gli spaghetti sono una pasta che è disordinata per natura, perché vanno dappertutto e si arrotolano. Qui invece gli abbiamo dato una forma. Qui veramente i luoghi comuni sono stravolti, presidente. È una cosa incredibile. È affascinante. Affascinante al massimo, veramente è una cosa unica. Allora, con l'assessore al turismo della provincia di Verona vorrei sapere, abbiamo parlato di cibo, di vino, abbiamo visto anche un contributo che parlava di sport, ma ci sono particolarmente dei luoghi, dei siti dove i turisti possono venire fin qui, oltre a godere delle bellezze del lago naturalmente, e vedere qualcosa che ci riporta tanto indietro nel tempo? Sì, giusto appunto per sfatare dei luoghi comuni, il Lago di Garda non è solo una località balneare, abbiamo tantissimi siti archeologici, culturali, disseminati su tutta la sponda del Lago di Garda, quindi anche bresciana e trentina. Partiamo dalla storia antica, ci sono insediamenti palafitticoli nel Basso Garda, ad esempio a Cisano, per poi andare in epoca romana, faccio l'esempio delle grotte di Catullo, per esempio, andando in epoca medievale, i nostri castelli scaligeri, qua a Malcesine ce n'è uno meraviglioso, e dopo salendo via via nella storia andiamo sulla storia austriaca, il forte di Peschiera, per esempio, insomma, a 360 gradi un turista non solo gode del Lago di Garda in senso balneare, ma può goderne anche in senso culturale e artistico. Ecco, noi tra l'altro abbiamo mandato in sovraimpressione un sito importante che chiunque potrà cliccare e seguire per saperne molto di più di quello che ovviamente in pochi minuti riusciamo a dirvi quest'oggi. Però so che lei ha in serbo un'altra sorpresa per noi. Sì, andiamo a visitare il Museo del Vino a Bardolino. E noi siamo pronti. Ecco Claudio, siamo tornati a Bardolino dal turismo nautico all'enoturismo. Enoturismo. Esatto, quindi voglio presentarti Federica Zeni, la famiglia Zeni, titolare di questa magnifica azienda. Piacere benvenuta mio. Al gusto delle stelle, ma dovrei dire grazie di questa ospitalità quest'oggi. Come diceva giustamente l'assessore, parliamo di enoturismo e partiamo proprio da un museo, dico bene? Partiamo proprio da un museo del vino. E diciamo che enoturismo, dunque, è questa ricerca sempre più di tradizioni, di cultura del territorio, dunque questo consumatore che viaggia proprio alla scoperta di quelle che sono le tradizioni dei luoghi che va a visitare, è stato il motore, dunque ciò che ha spinto mio papà nel 1991 proprio ad aprire le porte del Museo del Vino. Qui veramente, so che è banale quello che sto per dire, ma avete raccolto praticamente tutto, dalla vite, immagini iniziali che stiamo vedendo adesso, alle varie fasi di lavorazione dell'uva. Certo, partiamo proprio da un excursus, dunque da un
inizio di quello che è tutti i sistemi di vite, di potatura, alla raccolta, alle fasi della vendemmia, con proprio vecchie zerle a spalla, bellissimi carri, arriviamo al punto proprio di lavorazione del vino, dunque tutta la pigiatura, il momento delle pompe enoiche, dunque dei travasi dei vini di una volta, dunque cerchiamo un po' di rappresentare tutto quello che è il percorso del vino, dunque tutta la storia anche del vino che ha legato negli anni e nei secoli anche le nostre tradizioni del nostro popolo. Beh, io veramente devo fare i complimenti alla famiglia Zeni, perché credo sia una cosa rara, perché magari qualcuno qualche oggetto l'ha messo da parte, però qua di materiale ce n'è veramente allora tanto. Diciamo che la ricerca, dunque l'educazione, la ricerca di una cultura vitivinicola è sempre stato un po' il filo conduttore della cantina e è stato anche ciò a cui il papà ha sempre creduto, soprattutto ricerca di qualità. Qualità come punto di partenza, dunque in qualità nella vigna, nelle singole uve, ma anche qualità come fine ultimo, dunque per offrire al nostro turista, al nostro consumatore, nel buon bicchiere di vino, proprio una storia di tutta quella che era la tradizione. Credo che ci siamo riusciti veramente nel migliore dei modi. Ospitalità, quindi, biglietto da visita veramente importante qui nella provincia di Verona, in modo particolare Lago di Garda, e anche tante iniziative, tanti eventi. Sì, diciamo che al turista offriamo non solamente la visita del Museo del Vino e dunque poi l'assaggio dei prodotti della cantina, ma proprio abbiamo creato anche una sessione ad hoc chiamata proprio Zeni Lora, che si occupa di organizzare tutti una serie di eventi aziendali e non nel tema proprio del nostro magico mondo del vino. Quindi abbiamo veramente fatto un excursus a 360 gradi, storia, futuro, attualità, c'è tutto in questa azienda e soprattutto in questo Museo del Vino, vero Assessore? Sì, c'è veramente tutto e rispecchia perfettamente la provincia di Verona, c'è tutto a 360 gradi, quindi è difficile anche offrire tutte le informazioni ai nostri turisti affinché godano nel migliore dei modi il nostro territorio. Grazie allora per questa bella visita che abbiamo fatto quest'oggi all'interno della vostra grazie azienda. Grazie a voi per averci visitato e invitiamo tutti a venirci a visitare. Come no, prendete nota, mi raccomando. Assessore, torniamo a Malcesine? Torniamo subito a Malcesine. Prego. L'assessore decisamente ha fatto un excursus su tutte le possibilità che abbiamo qui in provincia di Verona. Ovviamente è molto riduttivo il tempo che abbiamo a disposizione, però anche questo contributo filmato che abbiamo visto, che ci parlava del Museo del Vino, è uno dei tanti elementi che i nostri turisti possono venire a visitare con assoluta calma. Sì, come diceva bene Ruggero, oltre alla cultura e la possibilità di godere delle serene ferie qui sul Lago di Garda, c'è la possibilità di degustare dei vini squisiti. Uno di questo penso che sia proprio il Soave. E a proposito di Soave, c'ho la signora Cesare che mi aspetta per farmelo assaggiare, quindi secondo vino che andiamo a degustare per il nostro pubblico. Eccoci di nuovo accanto a Deborah Cesari, l'omonima azienda che vi ricordo è a Cavaillon Veronese. Abbiamo già parlato di un vino, ma siamo già pronti a parlare del secondo vino bianco che presentiamo quest'oggi, il Nibai. Nome di fantasia che abbiamo dato al nostro vigneto ed è in realtà un Soave, che è un altro dei vini molto conosciuti nel mondo da molti anni, perché tra l'altro è un vino che risale al 1200, con Trebbiana di Soave e Garganega. Quindi sono tutti vitigni, come voi potete sentire dai nomi, assolutamente italiani. Intanto vogliamo trasmettere qualcosa agli amici e alle amiche che ci seguono da casa di questo vino? Beh, ha un colore decisamente giallo paglierino, un colore intenso, considerando che è un vino che viene maturato solo in acciaio e non in legno, però ottiene una concentrazione, un profumo notevole. Questo perché è proprio dovuto al tipo d'uvaggio e al clima e l'andamento climatico del territorio. Sente la differenza? Sono due vigneti diversi, quindi proprio troviamo in ogni bicchiere qualcosa di diverso da scoprire ogni volta. Abbiamo assaggiato il Soave e tra non molto, quando ci ritroveremo, scenderemo giù, ruberemo delle immagini bellissime, ve lo assicuro, perché andiamo a scovare i segreti di casa Cesari. Salute! Presidente, secondo me in questa puntata lei mi sta un po' invidiando. Ma se ci penso bene proprio sì, mi sembra proprio di sì, no? In mezzo dell'ottimo vino e una buona compagnia poi. Ma io ci ritorno, lo farò tra non molto, adesso però facciamo una piccolissima pausa, dopodiché ci ritroveremo tutti quanti assieme sul Lago di Garda a parlarvi di questa straordinaria provincia. A tra poco. Stiamo
parlando di cucina creativa quest'oggi. Ben ritrovati dopo la pausa pubblicitaria. Lo facciamo con Leandro Luppi del ristorante Vecchie Malcesine. Siamo in provincia di Verona. Non a caso accanto a me c'è il suo presidente Giovanni Miozzi, l'assessore al turismo Ruggero Pozzani. Che cosa stavi facendo, Leandro, mentre andava la pubblicità? Qui abbiamo fatto una cosa un po' particolare. Invece che cuocere un prodotto sulla griglia, sul carbone, usiamo un carbone di legna naturale, quindi quello fatto scavando la buca, mettendo i tronchi di legna, il coperto, e poi per un mese dandogli fuoco sopra fino a che si ricrea veramente il carbone naturale. C'è uno dei nostri ragazzi che è uno zio dall'altra parte del lago, sui monti, che lo fa ancora e ce lo procura lui. In questo caso abbiamo aromatizzato l'olio abbiamo fatto un olio alla brace, quindi questo olio sa esattamente, ha questo profumo di brace, di carbone, però chiaramente si può fare solo con un carbone naturale, non si può fare con un carbon cock, con altre cose. E poi dove andrà a finire? Questo andrà a finire a condire questo piatto, che è un secondo piatto, che abbiamo pensato di fare, visto che ormai parte la primavera, parte il caldo, abbiamo pensato di fare qualcosa di molto fresco. Usiamo la nostra manzetta garonese. Questo è un filetto, abbiamo affettato in maniera sottile, a coltello, non a macchina, battuto leggermente, mettiamo delle fresche verdure, scottate a vapore, poi lasciate raffreddare per mantenere bello il colore, le vitamine, le proteine, insomma, belle, buone. Costruiamo una specie di carpaccio. L'unica differenza, quindi verdure fresche, carne buonissima, tenerissima, morbida, succosa, è una delle più buone carni che io abbia usato negli ultimi anni, e l'unica differenziazione che li facciamo è che andiamo a condirla con il nostro olio al carbone, con quindi questo profumo di griglia, quasi come avessimo fatto una bistecca senza mai aver messo la bistecca sulle braci. Bellissimo. Quindi non c'è più carbonizzazione della carne, ma abbiamo gli stessi profumi senza avere la carne bruciata, tra virgolette, no? Presidente Miozzi, all'inizio ho detto che non degusteremo i piatti, ma io veramente adesso sono pentito. È dura, qui c'è un profumo che è fantastico, dunque la vedo veramente dura non assaggiare qualcosina. Chiedo la produzione, non è che possiamo provare i piatti, no? Non ce la facciamo. Però siamo particolarmente curiosi e sarà un motivo per ritornare a trovare il nostro Leandro. Assolutamente sì, dovremmo tornarci di sicuro, perché qui è una cosa incantevole. Allora, con Leandro stiamo riassumendo quelli che saranno gli elementi portanti di questa manifestazione che tra non molto prenderà il via qui a Malcesine. Ricordiamolo ancora, Fish and Chef sta rievocando i quattro temi: l'olio, i formaggi, la carne e il pesce naturalmente. Bene, abbiamo fatto quasi tutto, però vorrei ritornare nuovamente in compagnia dell'assessore del turismo della provincia di Verona, perché adesso so che lei mi deve portare a scoprire altre bellezze della sua provincia. Sì, volevo portarti a scoprire la montagna veronese. Devo buttarmi da qualche parte, perché di solito mi fanno sempre questi tranelli, sa com'è? No, saremo tranquillo, cauti, rilassato. Cauti, sì. Bene, allora seguiamo il prossimo contributo, sempre dalla provincia di Verona. Assessore, oggi veramente non ci manca nulla. A quanti metri mi ha portato adesso? A più di 1700 metri. Siamo 1700 metri? Dove siamo esattamente? Siamo sopra la funivia di Malcesine, un altro dei nostri fiori all'occhiello della nostra provincia. E qua passiamo al turismo legato all'attività sportiva. La nostra funivia offre la possibilità di praticare sport invernali, quindi sci durante la stagione invernale, ma non solo, tantissime attività sportive, quali parapendio, quali mountain bike, quali nordic walking, tantissime attività per godere della nostra montagna. Quindi mi faccia capire, io prendo la mia bella mountain bike, la metto in spalla, arrivo fin qui e dopo da qui dove vado? Ci sono una serie di bellissimi sentieri che possono far godere del panorama del nostro Monte Baldo o addirittura scendere giù al Lago di Garda. Fantastico. Ma non solo, perché se io voglio lanciarmi con il parapendio cosa faccio? Se vuoi lanciarti devi rivolgerti a una delle nostre associazioni che fanno questa attività. A tal proposito voglio presentarti Claudio Chiarani dell'associazione Paragliding di Malcesine, che può farti fare questa bellissima attività. È così, Claudio? Benvenuto. Piacere, al Corso delle Stelle. Grazie. È così, posso lanciarmi con voi da qui? Certo, puoi lanciarti con un istruttore abilitato in possesso di brevetto per parapendio biposto per provare l'ebbrezza del volo libero dal Monte Baldo. Ecco, io in realtà avrei sperato che tutto ciò accadesse quest'oggi, forse ve ne sarete resi conto, anche se siamo quasi a primavera inoltrata, qui sta nevicando quest'oggi, non ci facciamo mancare nulla praticamente. No, infatti è una cosa un po' anomala, però veramente bella, un bel colpo d'occhio. Però Claudio è solo una promessa, quindi noi ci rivedremo senz'altro. Noi siamo Senti, appassionati sì, ma vengono non solo dall'Italia, qui sento dire che arrivano da ogni parte. Arrivano da tutto il mondo, perché Malcesine, proprio per il fatto di avere a disposizione
posizione. La funivia omonima che collega appunto l'abitato con Trattospino permette di raggiungere il decollo in tempo brevissimo, lo abbiamo visto, e poi dopo godere appieno di questo fantastico volo. E vi assicuriamo che da qui il colpo d'occhio è veramente affascinante. Grazie Claudio, allora fatta? Si fa? Si fa, promessa, mantenuta. Noi torniamo giù però, mi dispiace perché io mi fermerei veramente ancora qui a vedere quanto di bello si può notare da questa posizione, è veramente straordinario. Sì, è un panorama eccezionale. Torniamo però, anzi lo facciamo con entusiasmo perché abbiamo un personaggio straordinario che ci aspetta, torniamo giù a Malcesine a parlare ancora di cucina. E che cucina! La cosa affascinante di questo programma è che ogni posto che io vado a visitare vorrei trasferirmici. Bellissime queste immagini, Presidente. Queste sono fantastiche, ma questa è la Verona, è Verona e la sua provincia, il Lago di Garda. Ecco, perché, diciamolo, io lo sottolineo spesso, noi diamo per scontato che la gente conosce l'Arena di Verona, conosce la città di Verona, ma ci sono tantissime altre realtà che vanno scoperte nel vero senso della parola. Assolutamente sì, ogni angolo c'è una sorpresa nella cultura, nella storia, nei monumenti, i luoghi naturali, e poi vediamo un po' che cosa troviamo da mangiare o da degustare, e non so, magari qualche buon vino. A proposito di vino, lei che vino vedrebbe ideale per questo piatto? Direi su una cosa classica. Sì? Un amarone classico ci sta. Non è che ha sbirciato le immagini che andranno in onda adesso e mi dà già il lancio per il prossimo contributo? Ma che dici? Diciamo la verità. Ha già visto il filmato, ma adesso lo facciamo vedere anche a voi. Parliamo di un vino prestigioso per la provincia di Verona. Credo anche il biglietto da visita per eccellenza. L'amarone appunto. Nel blocco precedente vi ho lasciati dicendo che saremmo andati a rubare i segreti di casa Cesari, lo abbiamo fatto con questa incursione della nostra telecamera in questa cantina che è bellissima, ordinata, pulita. Io ho anche iniziato a contarle le barrique, ma mi sono perso, signora Deborah. Quante sono? Intorno a 600. Sono quelle 600 che vediamo? Barrique. Sì, sono quelle che voi vedete. Allora, torniamo a bomba, come si dice in questi casi. Vi abbiamo promesso 4 vini, siamo al terzo vino e io mi chino anche. Lo abbiamo già versato perché richiede... Necessita, sì, un'apertura almeno 2 ore prima. Noi abbiamo avuto meno tempo, però normalmente un paio d'ore prima per l'ossigenazione. Stiamo parlando dell'amarone. Credo uno dei motivi di vanto della vostra azienda. L'amarone direi proprio che è il nostro vanto, sì, è uno dei re dei vini rossi italiani e fortunatamente negli ultimi 10 anni e particolarmente negli ultimi 7 ha avuto il successo che meritava in tutto il mondo. E anche perché è un vino che ha un procedimento assolutamente particolare, assolutamente complicato e laborioso, ed è per quello che l'amarone è comunque un vino che costa, perché è un vino che viene appassito, viene raccolta l'uva, diciamo intorno a settembre, perché normalmente non si va mai oltre fine settembre, e fino a febbraio l'uva viene appassita su graticci, una volta di legno, ora utilizzati in plastica perché è molto più igienico, perché si possono poi sciacquare. Questo periodo è il periodo più importante, perché è il periodo in cui l'uva perderà il 70% di acqua e quindi tutto quello che guadagnerà saranno un 40% di zuccheri naturali, ed è per questo che l'amarone è un vino di alto e elevato contenuto zuccherino e quindi di elevato grado alcolico, perché non può essere chiamato amarone se non raggiunge i 16 gradi. L'ultima piccola cosa che voglio dire è che questo periodo è pieno di umidità, è un periodo molto particolare, quindi noi abbiamo nei nostri filari le persone che settimanalmente vanno a controllare con la pila cassa per cassa, perché se un acino viene colpito da una muffa o una cosa può attaccare e interessare anche gli altri, e da lì un po' di raccolto se ne può andare, e diciamo che è la parte più importante del procedimento. Dopodiché si passa a tutto il resto, all'invecchiamento come vedete qua, ma la parte fondamentale è quella. È un vino che richiede almeno 3 anni di lavoro. Ed è per questo che arriva sulle tavole ad un prezzo un po' elevato, ma ne vale la pena. Sì. Io non l'ho fermata perché innanzitutto ascoltarla è poesia pura, poi io, mentre lei parlava, continuavo ad aspettare questo momento perché lo vivo con particolare attenzione. Allora, abbiamo assaggiato l'amarone, ci aspetta un altro vino, ma ci aspetta ovviamente il nostro amico ristoratore per parlarci ancora della sua ricetta. Io intanto brindo all'amarone. Certo. Questa è un'incursione vera e propria. Eccolo. Hai visto? Questa è un'incursione nella cucina di Leandro Luppi, vecchia Malcesine, violata per la prima volta indubbiamente dalla telecamera, o quasi. Ma o quasi, insomma. Che cosa stai facendo di bello e buono? Cos'è? Le gommose, le caramelle gommose fatte di olio. Esclusivamente olio DOP del Garda.
curiose. Olio? Certo, se ti dico gommose. Gommose, morbide. Vedi? Tipo... Ma tu sei un genio, sei un genio. Senti, facciamo delle cose. Chef stellato, da quanto tempo tu stai qui? 15 anni. Quest'anno sono 15 anni. E allora festeggiamo? Festeggiamo. Mi pare un'ottima opportunità. Allora, adesso noi dobbiamo fare una pausa pubblicitaria. Vedo che tu però sei già pronto con il dolce che riserverai al nostro pubblico per concludere la tua performance. Una parte del dolce. Beh, non ti posso svelare tutto. Esatto, come usiamo dire noi, non posso mica dirti sempre tutto. E hai ragione. Allora, ci vediamo tra non molto in compagnia di Leandro Luppi per concludere questa puntata dalla provincia di Verona, esattamente dal Lago di Garda. Tutto questo tra pochissimi minuti. Restate con noi. Eccoci qui per l'ultima parte della nostra trasmissione, Il gusto delle stelle quest'oggi, incursione in cucina di Leandro Luppi, l'avete visto prima della pausa pubblicitaria, ci siamo riusciti, un po' a tradimento, diciamolo. Sì, è vero. Siamo a Malcesine, in provincia di Verona, a casa, dicevo, di Leandro Luppi, che ci sta anticipando in linea di massima quelli che saranno gli elementi di Fish and Chef, questa manifestazione che ci apprestiamo a vivere tutti quanti assieme appassionatamente, ancor di più il presidente della provincia di Verona Giovanni Miozzi, che è qui accanto a noi assieme all'assessore al turismo Ruggero Pozzani. Abbiamo quasi finito il pranzo, presidente, abbiamo fatto l'antipasto, il primo, il secondo, che cosa ci aspetta? Qualcosa di buono, no? Qualcosa che ci fa venire l'acquolina in bocca. Perché fino adesso abbiamo scherzato? No, ma adesso andiamo su una parte che sicuramente ci prenderà quello proprio dolce. Sì. Vediamo se è d'accordo il nostro Leandro, è così? In dubbio, anche se forse il nostro dolce è leggermente anomalo. In che senso? Te lo spiego. Ma del resto, scusami, perdonami se mi è sfuggito qualcosa, ma mi pare che di normale e di scontato non ci hai fatto nulla quest'oggi. È vero, forse è vero, però io ho un'opinione che, sai, secondo me il prodotto è fondamentale. La tradizione è una cosa, ma il prodotto è la base forte. Il prodotto è quello che noi troveremo oggi, domani, dopodomani, troveremo 100 anni fa. I piatti e tutto il resto evolvono, quindi evolviamo anche noi, e quindi è normale, insomma, no? E quindi per me rimane sempre il concetto fondamentale del prodotto. Quindi qui abbiamo fatto una cosa un po' così, un pochino diversa. E siamo partiti con una zuppa di pane, olio, se ti ricordi. Richiudiamo, quindi un filo conduttore. Abbiamo fatto un gelato di pane, olio e sale. Pane, olio e sale. Abbiamo creato un cremoso al gianduia. Sovrapponiamo questi due gusti. Andiamo a inserire ancora del rosmarino caramellato. Quindi questi, adesso visto che è il momento bello, usiamo anche i fiori. Del sale, un pizzico di sale, un pizzico di olio sopra, un giro d'olio. Abbiamo fatto una leggera salsa di liquirizia. Sembra molto complicato, però no, ti assicuro che è un gusto dell'olio, del sale col dolce. Ci sta. Non osiamo? Può sembrare di osare forte, poi bisogna provare. Queste sono sicuramente cose che sono da provare. È il nostro palato che poi ci dice mi piace o non mi piace. Però ti assicuro che è un piatto che facciamo da un paio d'anni e è un piatto che riscontra un grosso successo, come proprio a livello di gusto. Volevo farle notare una cosa, presidente. Solo se stavo chiedendo. Lei mi ha fregato. Aspetti, vorrei aspetti, strappare una battuta all'assessore al turismo, perché all'inizio di puntata abbiamo già lanciato questa nuova stagione che ci apprestiamo a vivere, e parliamo anche di strutture recettive, naturalmente non della provincia di Verona, ma in modo particolare del Lago di Garda. Sì, strutture ricettive di altissima qualità, sia per quello che riguarda il settore alberghiero che extra alberghiero. Questi sono uno dei motivi sicuramente che ci rendono possibile il fatto di avere un altissimo tasso di fidelizzazione. In media i nostri turisti tornano sul Lago di Garda 11 volte, questo sicuramente a merito del nostro territorio, del nostro lago, ma a merito anche dei nostri imprenditori che continuano a lavorare per arrivare sempre di più all'eccellenza. Benissimo, allora io adesso vorrei scoprire ancora delle bellezze della provincia di Verona. L'assessore non lo sa, ma noi stamattina con le nostre telecamere siamo andati a riprendere qualcosa di veramente, veramente suggestivo. Guardate. Sto per portarvi in un mondo affascinante. Sono accanto a Raffaele Belligoli. Piacere, Raffaele. Piacere, benvenuti a tutti. Affascinante perché? Perché ci troviamo in un osservatorio astronomico. Di giorno però.
cosa ci siamo venuti a fare? Beh, ma di giorno si può vedere anche il sole. Ma noi siamo stati sfortunati quest'oggi. Abbiamo anche la pioggia. C'è la pioggia. Perdonateci, ma questa introduzione era doverosa. Che cosa succede qui? Che cosa venite a fare voi e cosa viene a fare la gente qui in questo osservatorio? Beh, noi principalmente qui facciamo osservazione delle stelle. Le facciamo soprattutto a scopo didattico, facciamo didattica e divulgazione scientifica a tutte le scuole, a tutti i gruppi che vengono qui in osservatorio, però non solo questo, facciamo anche ricerca, siamo collegati con l'osservatorio del Asiago attraverso il direttore Munari, il quale ha collegato una rete di appunto osservatori qui del nord Italia e facciamo un lavoro di ricerca sulle variabili e simbiotiche e così via, quindi un lavoro anche scientifico. Osservatorio astronomico Montebaldo dedicato ad Angelo Gelodi, ma mi dica, io ho detto che è un mondo affascinante, perché noi siamo abituati a pensare che voi guardate il cielo e ci fate veramente sognare con quello che poi testimoniate, ma è così? Sì, è così veramente. Al di là della ricerca e dello studio, no? Sì, perché difatti i gruppi che vengono qui sono molto affascinati nella visione delle stelle, perché molti non si accorgono che sopra di noi abbiamo un grandissimo spettacolo, che purtroppo con l'inquinamento luminoso che abbiamo tutti i giorni ha tolto questo spettacolo che anche i nostri avi, i nostri antenati potevano osservare. Senta, siccome noi siamo dei romantici, ma quando sentiamo parlare di stelle cadenti, che cosa succede in realtà? Stelle cadenti sono le famose meteore. Le meteore sono un fenomeno appunto astronomico dovuto a del pulviscolo sospeso nel cosmo, nello spazio, lasciato appunto da un passaggio di qualche cometa, e in certi periodi dell'anno la Terra con la sua orbita va e passa attraverso queste nubi, il quale questo pulviscolo a contatto con l'atmosfera crea queste scie luminose, si bruciano e creano questi effetti luminosi che tutti noi li possiamo osservare nel giorno di appunto a metà soprattutto di agosto, l'11 e il 12 agosto, appunto nelle lacrime di San Lorenzo. Ma noi esprimiamo sempre il famoso desiderio quando le vediamo passare. Senta, mi dispiace perché il tempo è pochissimo e l'argomento è estremamente interessante, però diciamo in gran velocità come possiamo raggiungervi, come possiamo metterci in contatto con voi. Beh, sicuramente attraverso i nostri siti appunto dell'osservatorio montebaldo.it oppure del Circolo Astrofili Veronesi. Qui abbiamo, come si può dire, un grande polo didattico e anche culturale attraverso con l'orto botanico che abbiamo qui vicino con il rifugio di Novezzina, e abbiamo parecchie manifestazioni appunto programmate per quest'estate. Venite a trovarci soprattutto l'11 e il 12 agosto, che siamo aperti anche di giorno per farvi vedere il sole. Grazie Raffaele, è stata un'esperienza breve ma intensa, quindi per saperne di più guardate il sito, prendete nota e andate a scoprire questo mondo veramente straordinario. Vi aspettiamo. Grazie, arrivederci. Altro contributo filmato dal Lago di Garda, noi siamo già in procinto di concludere questa nostra puntata, però c'è un momento che dobbiamo ancora condividere con tutti quanti voi e riguarda il prossimo contributo che parla di vino. Prima però con il presidente, non lo so, noi non ce la facciamo, è più forte di noi. Ma come dobbiamo, si fa? Ma come dobbiamo, si fa? Dobbiamo controllare. Ma dobbiamo come si controllare. Fa? La bontà di tutto quello che ci ha raccontato a parole il nostro Leandro, adesso vediamo se è anche realtà. Nel frattempo, l'ideale per accompagnare questo piatto cosa può essere? Scopriamolo assieme. Eccoci, ahimè, con l'ultimo vino in compagnia di Deborah Cesari dell'omonima azienda. Abbiamo assaggiato praticamente quasi tutto, però dobbiamo fare un finale in dolcezza, come si dice in questi casi. Decisamente. No? E come lo facciamo? Con il nostro Ricciotto, che è la versione, diciamo, dolce dell'Amarone, perché diciamo, è il fratello minore, ma non per questo sicuramente un vino di grande pregio. Non tutti sanno da cosa nasce il termine Ricciotto. È una curiosità che è, diciamo, della zona, perché Recia nel dialetto veronese significa orecchia ed è la parte esterna dei grappoli di Corvina, che sono, diciamo, quelli che danno vita a questi grandi vini, ed è la parte che prende più sole, che viene maturata e quindi è più concentrata di zucchero. Quelli che godono un po' di più, diciamolo pure. Diciamo. Senta, sì. Io come sempre faccio maleducato. Grazie. A casa sua, no, verso, e noi cominciamo a raccontare di questo vino ai nostri amici e alle nostre amiche che ci seguono da casa. Allora, il Ricciotto della zona 7 della Policella, la versione, diciamo, dolce del nostro Amarone, un vino che raggiunge 13 gradi, 13-13 e mezzo, un vino è assolutamente votato ai dolci ma anche ai formaggi.
Io voglio ringraziare, lo faccio veramente con il cuore, quest'oggi la nostra Deborah Cesari ci ha raccontato 4 vini della sua azienda. Quante generazioni abbiamo detto all'inizio della puntata? Tre generazioni. Io rappresento la terza. E naturalmente noi ci auguriamo che possano proseguire. Siamo tutte femmine in famiglia, però perché benissimo. No? Allora, sarà il futuro delle donne. Abbiamo parlato di donne nel nostro finale, chiudiamo con un pensiero a loro, ma soprattutto con un brindisi alle donne che apprezzeranno non solo l'ultimo vino che abbiamo assaggiato, ma tutti gli altri della produzione Cesari. Grazie. Molto lentamente, molto lentamente. Con gusto, assolutamente. Mm. Presidente, guardi cosa gli ho portato. Che cos'è? Per tutta la puntata l'ho detto no vino, però con un reciotto così. Fantastico, fantastico. Chiedo al nostro Leandro se può adoperarsi in questo ruolo. Io sono in procinto di chiudere questa puntata dalla provincia di Verona, esattamente, eravamo a Malcesine, sul lago di Garda. Davanti a noi c'è uno scenario, l'ho ripetuto più volte ma lo dico ancora, straordinario, venitelo a vedere almeno una volta se ancora non l'avete visto, il lago di Garda. Ringrazio l'assessore al turismo della provincia di Verona, Ruggero Pozzani, ringrazio il presidente della provincia di Verona, naturalmente, Giovanni Miozzi. Grazie a voi, grazie. Grazie a voi. Noi ci rivediamo per un'altra puntata, presidente. Assolutamente, sì. Grazie al nostro Leandro Luppi, vi ricordo, chef stellato della vecchia Malcesine, qui a Malcesine naturalmente, ci ha regalato 4 bellissime anticipazioni di Fish and Chef. Sì. Andate nel sito a vedere il programma completo. Grazie anche al nostro Michele che ci ha supportato quest'oggi. È vero. Ma soprattutto grazie a tutti quanti voi che ancora una volta ci avete dedicato il vostro tempo prezioso per seguire Il Gusto delle Stelle. Il brindisi è per voi. Arrivederci. Alla salute.